intanto dobbiamo pensare che noi siamo un servizio per un'università a distanza e quindi molte delle attività che finora nell'università si facevano in presenza dobbiamo pensarle per chi rimane a casa e per chi non può venire a seguire un seminario, un corso, una lezione, un laboratorio. In questi ultimi anni abbiamo visto la grossa difficoltà anche economica a organizzare attività in presenza, penso proprio ai laboratori per i corsi di laurea, penso a tante di queste cose. Avere uno strumento come la Web TV vuol dire, e magari dare anche un palinsesto universitario, vuol dire garantire a molte persone che in un corso a distanza non avranno mai né l'opportunità né la volontà di venire in presenza in un laboratorio, di poter seguire cosa sta succedendo. Questo sicuramente è la prima funzione della televisione via web. Poi naturalmente se questo crea l'abitudine a usare questi strumenti a distanza vuol dire allargare questo scenario e andare a fare un palinsesto, chiamiamolo così, di didattica che possa aiutare maggiormente a studiare coloro che lavorano, che non hanno la possibilità di intervenire in presenza, cioè a dare un elemento importante e sostanziale proprio allo strumento della formazione a distanza. Le imprese continueranno a investire ancora di più in business TV, cioè canali televisivi interni e brand TV, canali televisivi esterni che si rivolgono alle community, perché ogni azienda ha un proprio bacino di utenti, di appassionati, di clienti ai quali si rivolge, quindi il futuro sarà esponenziale, gli investimenti saranno minori rispetto a come era il passato, ci sarà una produzione di contenuti generati dagli utenti maggiore, il che significa forse meno qualità televisiva e forse più attenzione a quello che è la richiesta dell'utente consumatore finale. Allora, la Web TV credo apra possibilità interessanti, non a caso sta abbattendo le barriere di accesso e per cui apre possibilità interessanti a chiunque, le aziende, le università, il comune possono utilizzare accanto a tutti gli altri strumenti di comunicazione anche lo strumento della web television. Sono importanti sia la forma che il contenuto. Un buon contenuto è una raccontato attraverso una cattiva forma non va bene. Dare molta importanza invece alla forma e non considerare il contenuto è altrettanto, secondo me, errato. Quindi un giusto compromesso tra forma e contenuto è la formula migliore.